E oggi, cari amici, ritorniamo nella serie di Poppy Playtime. Guardate qua, siamo su Project Playtime, ma oggi andremo a scoprire finalmente delle stanze segrete ufficiali di Poppy Playtime, capitolo 3. Adesso siete in partita, ma come sempre lasciate qui sotto tantissimi like. Se non siete ancora iscritti al canale con la campanella attiva. Ma adesso direi di partire. Cominciamo, innanzitutto vorrei vedere qua insieme a voi questi poster. Guardate qua, infatti, c'è il poster di Mommy Long Legs. Poi qui, guardate. C'è quel bambino che tiene il peluche. Sì, il peluche. Sì, no, tiene in braccio un peluche di Huggy Wuggy. E sto guardando il pesciolino. No! Poi invece qui sopra cosa abbiamo? Il poster di Boxy Bo. Guardatelo qua. Qui sopra ci sono pure i vari giocattoli. C'è Kissy Missy. Poi quest'altro che è Cat B. Brawn. Vabbè, insomma. C'è sto poster qui. Poi c'è il poster di Banzo Bunny. Guardate qua. Let's BBQ. Daddy Long Legs che sta facendo a quanto pare. Sì, la grigliata. Sta facendo la grigliata. Ma leggete pure qui sopra. È luglio, 15 luglio. E se questo 15 luglio fosse la data di uscita di Poppy Playtime capitolo 3? Perché qua c'è proprio sta data, 15 luglio. Cosa succederà mai il 15 luglio? Ci sarà la grigliata insieme a Daddy Long Legs? Ci sarà un teaser trailer di Poppy Playtime 3? Insomma, questo potrebbe essere già un indizio sulla possibilità di uscita del terzo capitolo. Restate sintonizzati su questo canale perché nei prossimi giorni vi porterò altri video molto più dettagliati riguardo a sta roba qua. Vediamo che cosa c'è, un altro poster di Boxy Book è caduto. Allora, qui tecnicamente ci troviamo all'interno della lobby. Possiamo pure esplorare la parte qua, la mappa, eccetera. Poi qui dietro c'è tipo una sorta di stazione segreta. Ma grazie qua ai vari cheat, guardate qua. Possiamo muoverci. Vi raccomando, non utilizzate mai cheat se state giocando in multiplayer con altri giocatori, perché se veramente vietato e sconsigliato, non lo fate, perché non è corretto. Innanzitutto, guardate qua. Qui c'è il treno. Questo è quello stesso treno che compare nel teaser trailer di Kissy Missy. Quello là che carica Kissy Missy se ne va verso il playcare. Ma chissà, se noi seguiamo questo treno arriveremo verso il playcare oppure no. Poi vediamo ancora meglio qui. Qui c'è una sorta di stazione segreta. Vediamo. Ok, qua ci sono le varie cose, le varie scritte. Insomma, qui c'è un Bron che tiene in mano un cartello. Ma dai, vedete c'è qualche poster segreto qui? No, niente, nessun poster segreto. Ok, poi qui sotto posso pure esplorare intorno qua, ad esempio, posso vedere che cosa c'è qui dietro. Non c'è niente. Purtroppo alcune parti di mappe non sono disponibili, non sono visibili. Ma adesso, che è sta roba? No, aspettate! Questo non era previsto! L'ho scoperto adesso in diretta con voi. Che è sto posto? Cioè, no, mettiamo qua un bel pointlet. Ah, ma qui dove viene scelto il nemico. Sì, abbiamo trovato la stanza dove vengono scelti i nemici. Infatti c'è qua la scatola di Boxy Boo. Poi c'è Huggy Wuggy e Mommy Long Legs messo in quel modo. Sì, quella schermata lì, quella zona lì. Abbiamo scoperto un'altra zona segreta ancora, un'altra stanza ufficiale. È meglio così, dai, buono, buono. No, non era previsto, io non sapevo neanche che c'era sta roba qua. Vi giuro, non dovevo farvela vedere in questo video perché non sapevo che ci fosse. Va bene, ma proseguiamo, vediamo se troviamo altre stanze segrete ormai, già che ci sono. Qui possiamo trovare di tutto ormai. Vediamo qui se c'è qualcos'altro. Proviamo a vedere qui dietro che è sta roba qui. Niente, non c'è niente. Nulla di nulla. Quindi adesso è arrivato il momento di accedere all'interno della stanza segreta, cioè nel senso all'interno della mappa. Dove appunto si trova, dove è ambientato questo gioco. Ma qui in fondo, aspettate. Già che ci sono, metto qualche bel pointlet. Mamma mia, mi ricordo i bei tempi dell'anno scorso quando tipo esploravo le mappe di Poppy Playtime per scoprire tipo le varie zone segrete. Un altro bel pointlet. Ah, poi finisce qua la rotaia. Comunque adesso direi di vedere proprio nel piano superiore e andiamo direttamente dove c'è la mappa di Project Playtime, la mappa dedicata all'incenerizione, incenerimento. Qualche, vabbè, la nuova mappa. Andiamo sempre più sopra di qua. Ok, ci siamo quasi, forse. Eccola qui! Abbiamo trovato la mappa, la nuova mappa, e possiamo esplorarla tramite cheat, senza appunto utilizzare, senza entrare in partita multiplayer. Posso pure vedere alcune zone, ad esempio qua, guardate, il calderone. No, vabbè, è bellissimo. Cioè, possiamo proprio esplorarla al 100% perché siamo col debug camera. Quindi possiamo accedere, ad esempio, in parti segrete, in corridoi particolari che forse neanche sono accessibili. Normalmente, ad esempio, metto qua un bel pointlet, possiamo esplorare qui sopra. Ah, qui è dove c'è la stazione. Posso pure vedere la parte segreta della stazione. Vediamola meglio di qua. Ah, niente. Anche qui nulla di nulla. Stazione vuota, vuota cosmica.
Ma che roba! Vabbè, giustamente. Tecnicamente io neanche dovrei accedere in questa parte, quindi mi sembra più che normale. Vedo se ci sono dei poster, delle porte, le porte del bagno, ok? Va bene. Poi da quest'altro lato sarebbe bello tipo da fare un prossimo video che proprio esploriamo dettagliatamente ogni singola parte. Adesso non lo faccio perché l'obiettivo di questo video adesso è un altro, ossia quello di farvi vedere la stanza segreta del capitolo 3. Allora, dobbiamo trovarla. Non è facile, non è per nulla facile, mi sa che invece l'abbiamo trovata. Eccola qui, guardate, è questa qui la stanza di cui io vi parlavo. Innanzitutto, guardate da questo lato. Questo potrebbe essere già un indizio di quello che potremmo trovare all'interno del terzo capitolo. Innanzitutto c'è la discarica. Tutti quanti i giocattoli buttati qui sopra. Vediamo se c'è qualche giocattolo segreto, così a caso, intorno. Per il momento, niente. Non vedo nulla di particolare, peccato. Un bel peluche segreto, invece niente, mi sarebbe piaciuto, l'avrei apprezzato. Sono sincero, mi sarebbe piaciuto e l'avrei apprezzato un sacco, ma non c'è. Non c'è, quindi mi devo arrangiare con quello che troviamo. Ok, adesso di qua, guardate, c'è un'altra zona. Tutti i giocattoli buttati qua. Queste zone sono accessibili soltanto tramite i cheat, ve lo dico già, non è possibile accedere tramite il gioco normale perché è tutto bloccato. È bello comunque il fatto che Mob Games abbiano messo degli easter egg da scoprire attraverso i cheat, perché tanto loro lo sapevano che prima o poi ci sarebbe stato qualche youtuber che le avrebbe utilizzate. E infatti ecco qua, stiamo pure scoprendo le scatole di Cat B, guardate. C'è proprio fatto tutto dettagliatamente, anche queste parti qua segrete le hanno fatte in modo con tanti dettagli. Complimenti Mob Games. Sarebbe bello che anche gli altri sviluppatori mettessero delle zone da poter scoprire attraverso i cheat o le mod. Cioè veramente renderebbero più divertente l'esperienza di gioco. Ok, ma adesso è arrivato il momento di esplorare la stanza segreta, la stanza C2. Una stanza che potrebbe essere collegata con il Playcare, quindi vediamola insieme. Siete pronti a vederla? 3, 2, 1 e si entra dentro, guardate qua, infatti, siamo dentro una stanza segreta particolare. Qui sotto c'è qualcosa tra l'altro, niente, sì c'è un tubo, cos'è sta roba, delle luci. Ah, aspettate, aspettate che forse ho capito, mettiamo qualche bel pointlet. Queste sembrano le luci da utilizzare poi con una mano, ma qui c'è pure un tunnel segreto. Guardate, un tunnel segreto abbiamo pure scoperto, che però si interrompe. E vabbè, si interrompe, io ero già contento di esplorare questo tunnel segreto. Poi proseguiamo, vediamo qui intorno se c'è qualche porta. In effetti, cioè come si fa ad entrare dentro sta stanza? La persona che deve entrare, da dove passa se qua è chiuso? È chiuso, non c'è una porta, non c'è niente, c'è soltanto un tubo. Ma non penso che questa... ah no, neanche un tubo, che è sta roba? Cioè seriamente, da dove entra chi deve entrare in questa stanza? Ma forse qua, aspettate, sì ci sono delle scale, quindi probabilmente passerà di qua. Poi qui c'è il corridoio, vabbè, insomma, vediamo meglio questa stanza, va? Allora, ah, anche qua però ci sono delle scale, non avevo viste. Innanzitutto qui c'è il famoso poster del Playcare, c'è proprio scritto qua Playcare. Poi qui sotto ci sono tre nuovi personaggi, c'è questo cane in questo modo, no? Poi un unicorno e poi una sorta di pulcino, quindi tre nuovi nemici ufficiali, guardate qua, proprio verso il Playcare. Quindi probabilmente questi tre potrebbero essere i boss che troveremo su Poppy Playtime in capitolo 3. Nel capitolo 2 c'era Banzo Bunny, i mini Aghiwaghi, PJ Pagapillar. E chissà se questi qua saranno appunto i boss che troveremo nel terzo capitolo, ovviamente in una forma molto più mostruosa. Ma ovviamente, vediamo pure qua che cosa c'è. Allora, c'è tipo un qualcosa, se stai leggendo questo, corre! Non sei sicuro qua? Lascia questo posto! Ma cosa? No, vabbè, bellissimo, poi... no, vabbè, guardate, guardate qua. Cerco di illuminarvelo senza mettere troppi pointlet. Sì, giustamente, e ovviamente faccio le paninate, no? Allora, voglio illuminarvi meglio qua la foto. Ecco qua, sì, perché se metto il pointlet qui sopra si vedeva completamente bianco. Una foto segreta con due, tre facce addirittura che sono state cancellate. Ma chi saranno mai queste persone? Chi saranno mai? Poi qui ho illuminato troppo, non riesco più a leggere i post-it che c'erano qui. Ma dai, ma che roba! Mamma mia, qui invece c'è una scala. Ecco perché non riuscivo a trovare il posto per salire. Vediamo meglio cosa c'è qua. Ah, niente. E non c'è niente. Ma dai, ma che scammata letale è questa?
Però guardate, sì, qui prosegue. Vediamo ancora di sopra se c'è qualcosa di particolare. Niente, no, no, di qua non prosegue. Giustamente, quest'altra parte di mappa non è stata aggiunta. Insomma, abbiamo scoperto una stanza ufficiale di Poppy Playtime, capitolo 3. Ce l'abbiamo proprio qui davanti, eh. È qui, proprio siamo. Non, è solo, non sto giocando con un fan made, sto proprio giocando con Project Playtime, con questa zona dedicata al terzo capitolo. Questo poster, tra l'altro, si ritrova anche girando per la mappa attraverso i sotterranei. Adesso, vabbè, non so se riesco a trovare. Perché è un po' complicato, è un po' difficile, però questo ci fa già capire che nel playcare ci saranno delle cose particolari. Quindi molto probabilmente quei tre mostri potremmo trovarli lì dentro, potremmo giocarci, potremmo proprio affrontarli. E chissà se forse arriveranno anche nella prossima stagione di Project Playtime. Adesso siamo con la stagione 2, chiamata anche fase 2, dedicata appunto all'incenerimento. E chissà se forse adesso finalmente Mob Games si daranno da fare per sviluppare sto terzo capitolo, che stiamo aspettando da una vita. Ci è passato più di un anno da quando è uscito il capitolo 2, più di un anno addirittura. Qui c'è qualcosa. Io esploro nel frattempo, esploro perché sono veramente curioso. C'è tipo sto pontile qua, guardate. Mamma mia quanta roba che c'è. È veramente un peccato che qui in Italia la serie di Poppy Playtime non venga più supportata come si deve. Perché qua veramente ci sarebbero delle cose da fare. Cioè ci sarebbe paradossalmente più materiale oggi per fare video su Poppy Playtime che l'anno scorso quando veniva supportato. Ma dai, vabbè. E mi raccomando, lasciate tanti like se volete vedere altri video di Poppy Playtime, perché veramente ci sarebbero tante cose da vedere insieme. E ho già in mente alcuni video particolari. Vorrei fare pure delle partite gameplay su Project Playtime, perché so che ad alcuni di voi piacciono pure i gameplay. Anche a me piace giocare. Ma vediamo qui fuori che cosa c'è. Qui siamo proprio sul tetto. Guardate, siamo proprio sul tetto esterno, quindi vuol dire che la parte di incenerimento è una parte esterna alla fabbrica, proprio che si affaccia con l'esterno, non è qualcosa di sotterraneo come le altre zone. Ad esempio il Playcare sappiamo che è sotterraneo perché ci va proprio il treno, ci abbiamo proprio visto col treno che andiamo proprio sottoterra, in fondo, nelle profondità. Mamma mia, però è enorme. Cos'è quella parte verde? Cioè io vedo le cose in lontananza, ma poi mi viene la curiosità, le voglio andare subito a vedere. Comunque sto organizzando una collaborazione con un altro youtuber dove andiamo proprio insieme a giocare in partita, io e lui. Tramite cheat andiamo a scoprire insieme magari i posti nascosti, i punti particolari. Sarà proprio un video simpatico, dai, spero che vi piaccia perché potrebbe uscire fuori qualcosa di molto divertente. Vediamo di qua invece cosa c'è lungo questa ferrovia. La vediamo soltanto un po' così, poi successivamente farò un video proprio dettagliato. Proprio, ah guardate c'è il treno. Cioè sì, farò poi un video proprio approfondito perché qua ci sarebbe una cosa intera da far vedere, da esplorare, da spiegarvi. Va bene, dai, io direi di fare una cosa, direi che per il momento potete vedere quel video. Fatemi sapere cosa siete commenti, cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attivata. Noi ci vediamo al prossimo video e come sempre vi auguro buona giornata, buona serata, buona notte. Ciao a tutti e buon panino a tutti.